Benvenuti al secondo appuntamento di Caffè Quotidiano, un format pensato apposta per voi, dove analizzeremo alcuni temi con tanti ospiti che ci verranno a trovare nelle varie puntate in maniera molto semplice e in maniera poco tecnica, molto dinamica, per parlare di temi che riguardano attualità, sport, salute, religione, il mondo che cambia, come abbiamo visto nella scorsa puntata con Frate Mimmo del convento di San Matteo. In questa seconda puntata trattiamo un altro tema molto importante, che è quello della donazione e del trapianto di organi. Infatti lo vedete, anche non so l'impressione, il nostro tema, e vi presento subito l'ospite di questa puntata, il dottor Angelo Tangredi. Benvenuto dottore, mi fa molto piacere averla qui. Grazie dell'invito. Bene dottore, per chi non la conosce, lei è uno specialista in anestesia e in rianimazione presso l'ospedale Casa Sollievo della Sofferenza San Giovanni Rotondo. È accettato il nostro invito, pervenuto dalla nostra redazione qui a un caffè quotidiano, per parlare appunto di questo tema molto importante che la vede diciamo nella sua vita quotidiana tutti i giorni, no? Nel trattare questi argomenti, che è quello di, della donazione soprattutto e del trapianto di organi. Volevo essere questa prefazione, volevo chiederle una cortesia se possibile, se poteva parlare in maniera molto più amichevole, perché il nostro è un format amichevole, come dicevo, usando meno possibile le parole che voi medici utilizzate sempre, cioè di essere meno tecnicista possibile, se questa è l'espressione, quindi di parlare un po' come noi esseri, tra parentesi, comuni mortali, perché molte volte i medici usano dei termini molto, molto importanti che magari alcune persone non riescono a capire. Senta dottore, volevo subito partire così con una domanda molto cruda, ecco. Chi è che dona gli organi? Chi dona gli organi è una persona che nella sua vita quotidiana va incontro purtroppo a un evento che può essere per esempio un evento traumatico, può essere una brutta emorragia cerebrale, un brutto evento ischemico cerebrale. Cioè, sono eventi che portano a delle condizioni di grave pericolo per il cervello. Cioè, un trauma, un incidente stradale, un infortunio sul lavoro, come dicevo, un'emorragia cerebrale. Alcune volte possono essere così devastanti, così disastrosi e così improvvisi che il cervello non è nelle condizioni di poterlo sopportare. Per cui, dopo un evento del genere, si rischia la vita. Quindi si viene, per necessità di cose, trattati dal punto di vista sanitario e generalmente quando l'evento è così disastroso si viene poi in cura in terapia intensiva, cioè in rianimazione da noi. In queste condizioni, vede, il cervello è in grave pericolo, per cui alcune volte può succedere che non si riesca nella cura, perché l'evento è talmente disastroso ed improvviso, che il cervello va incontro a una cosa che si chiama morte cerebrale, cioè la cessazione definitiva ed irreversibile di tutte le funzioni dell'encefalo. Quindi praticamente si può, lei sta dicendo che si può morire anche con il cuore che batte ancora. Guardi, effettivamente è proprio così. La morte encefalica è una situazione di arresto definitivo delle funzioni dell'encefalo. Ma nelle condizioni in cui si viene in cura, in realtà si è già sotto protezione, nel senso che dopo un evento del genere, in rianimazione si viene curati in modo intensivo, quindi si è ventilati, si hanno dei macchinari che tengono in vita un po' tutto. Nel momento in cui succeda che il cervello smetta di funzionare, il resto degli organi è possibile che continuino a funzionare. In realtà l'arresto delle funzioni dell'encefalo sono la condizione definitiva di morte e questa condizione è regolamentata da normative
è strutturata e ben definita anche dal punto di vista medico. Per cui esistono dei modi per definire che il cervello ha smesso di funzionare tramite delle norme, tramite dei test. Vede, per essere così sicuri che questa cosa sia veramente avvenuta, negli ospedali succede una cosa, che non è soltanto il medico che tiene in cura quella persona che definisce la morte encefalica di quella persona, ma è tutto l'ospedale che viene coinvolto. Tanto è vero che viene convocata una commissione medica fatta da più specialisti, in modo che questo problema venga affrontato in modo completo. Quindi le faccio un esempio. Questa commissione è costituita da un responsabile di medicina legale, è costituita da un medico assistente di neurologia e da un intensivista, cioè da un rianimatore. Queste tre persone, conclusa la fase poi di più ore di accertamento in cui sicuramente e con certezza viene definita la morte encefalica, quella persona viene definitivamente considerata morta. Ma in realtà il cuore continua a battere e alcuni macchinari in questa fase tengono irrorati gli organi, per cui quella persona deceduta ha un cuore che batte ed ha gli organi, che siccome il cuore batte, gli organi vengono irrorati, quindi i reni funzionano, il fegato funziona e gli altri organi e i tessuti funzionano. E questa è la risposta. Molto fa riflettere questo, perché praticamente sì, cioè batte il cuore, ma alla fine le altre azioni vitali sono compromesse, cioè appunto lei diceva la morte encefalica. Siccome questo è un argomento che trattiamo molto importante, sicuramente chi ci sta guardando rifletterà a lungo durante il nostro discorso, il nostro colloquio, volevo sapere da lei, dal punto di vista medico, anche come è strutturato in questo procedimento all'interno dell'ospedale. Una domanda che ispira una curiosità, no? Da chi ci ascolta, a me ispira questa domanda. Cioè, dopo la morte, dopo che una persona è dichiarata morta, chi è che autorizza il prelievo degli organi? Di questa persona, cioè come avviene questo prelievo degli organi? Cioè, Vede, molto, diciamo, molte volte noi non ci pensiamo, però è importante saperlo come avviene. vede, la morte cerebrale, cioè l'arresto di tutte le funzioni dell'encefalo, crea questa condizione abbastanza strana. Cioè, c'è un cuore che batte, ci sono gli altri organi che funzionano, in realtà c'è un defunto davanti, c'è una persona deceduta, perché cerebralmente accertata per deceduta. Ora lei mi chiede chi autorizza il prelievo di organi. Il prelievo di organi è una condizione particolare che si stabilisce soltanto in queste condizioni. Un deceduto per morte encefalica con degli organi che funzionano, ma ancora per poche ore, perché quando il cervello smette di avere le sue funzioni, nel tempo, nelle ore che passano, anche in breve tempo, tutto il resto degli altri organi rischiano di smettere di funzionare. Allora la medicina ha avuto questa opportunità con i trapianti di avere l'occasione di prelevare gli organi da una persona deceduta, trattarli in un certo modo ed organizzare una rete per cui questi organi possono essere trapiantati in un'altra persona che ne ha bisogno. Guardi, le faccio un esempio. Una persona che dializza i reni che non funzionano, quello è un possibile ricevente, c'è cioè una persona che può ricevere un rene che funziona da una persona deceduta, per farle un esempio. Ora, chi autorizza questo processo? Guardi, è abbastanza semplice. La persona deceduta, ormai deceduta, ci devono essere delle condizioni che in vita permettano di capire se questa persona fosse consenziente a questo tipo di processo. Nel caso questo non sia avvenuto, va chiesto un consenso ai parenti di primo grado, che possono essere i genitori, che possa essere la moglie, che possano essere i figli maggiorenni. Quindi il consenso va ottenuto in questo modo, chiedendo ai parenti di primo grado se acconsentono a questo procedimento. Bene, molte volte noi abbiamo sentito parlare dalle cronache anche nazionali e internazionali, rispetto ai fatti accaduti. Cioè,
Come può spiegare dal punto di vista medico quei fenomeni che diciamo, vedono il risveglio delle persone morte, no? Che si risvegliano dopo un po' di ore o qualche volta anche a distanza di qualche giorno? Sono successe alcune cose, ecco, medicalmente, scientificamente, Angelo, come può spiegare Vede, questo fenomeno che è molto approfitto di questa interessante? domanda, grazie, Grazie. approfitto di questa domanda Questo per perché chiarire. cioè se sono delle cose fattibili, se sono delle bufale, però molte volte abbiamo sentito parlare di questo. Cioè scientificamente come può si può spiegare con questo risveglio dopo la morte, invece è strano quello che sto Vedi, dicendo. non è strano, è spiegabile abbastanza semplicemente. Noi qui oggi siamo qui a parlare di donazione di organi. La donazione degli organi, come dicevo prima, è una condizione accertata, legalmente strutturata in modo certo, per cui esiste una persona defunta, accertatamente defunta, scusami il termine accertatamente defunta, ma in condizioni che i suoi organi possono essere ancora vitali ed utilizzati per altri che ne hanno bisogno. Ora, quest'altra situazione che proponi tu Sì, del risveglio è una che è condizione di diverso da non quello che stavamo morte, dicendo, è sì. una condizione di non morte, perché io ho fatto l'esempio di persone che hanno avuto un grave evento traumatico, di malattia, quale un'emorragia cerebrale, per esempio, ma non tutte queste condizioni portano alla morte irreversibile dell'encefalo, ma portano a condizioni di danno vario dell'encefalo. Per cui quando l'encefalo è danneggiato in vario modo, ma non è definitivamente compromesso, si manifestano tutte quelle condizioni in cui ci possono essere fasi di risveglio, ci possono essere fasi di esiti di grave danno cerebrale o anche di recupero completo alla normalità. Quindi non va confusa, sento molte volte parlare di coma, il Sì. coma non ha niente a che fare con la morte encefalica. La morte encefalica è l'arresto definitivo ed irreversibile di tutte le funzioni dell'encefalo e questa condizione viene accertata in un certo modo in ospedale. Solo dopo questo accertamento, che è strumentale, clinico, fatto da una commissione, ci sono le condizioni perché avvenga la donazione degli organi. Altrimenti, se non c'è la definitiva cessazione delle funzioni dell'encefalo, quella persona non viene dichiarata defunta, non è possibile fare alcun tipo di donazione. È un malato che va curato. E avrà probabilmente degli esiti cerebrali, che noi tutti vediamo, deficit di lato, deficit motori, deficit mentali, e anche recuperi completi alcune volte. Questa è la differenza. Esatto, e insomma era anche importante magari farla anche perché era una curiosità, ecco, che magari Che avevamo spero di aver tutti soddisfatto. assolutamente in pieno. Torniamo invece al tema della nostra chiacchierata della donazione degli organi, del trapianto dei tessuti. Chi è che effettua? Prima abbiamo parlato di dopo la morte, diciamo, come avviene il prelievo, cioè. Chi dà il consenso, scusatemi, chi dà il consenso a prelevare gli organi della persona defunta? Mentre volevo chiederle invece chi è che li preleva fisicamente questi organi, appunto? Vede, in Italia e nel mondo dove c'è un certo tipo di struttura organizzativa, quindi negli stati con un'organizzazione civile, esiste una rete di coordinazione di questi eventi, perché la persona che decede rianimazione può decedere in rianimazione in Italia, faccio un esempio, in qualsiasi rianimazione d'Italia. Allora, chi coordina e tiene sotto controllo tutto questo processo è una struttura ministeriale, sanitaria, che si chiama Centro Nazionale Trapianti. Alla base di tutto questo Centro Nazionale Trapianti c'è tutto un insieme di personale amministrativo, giuridico, sanitario e in rete, in periferia, ci sono le regioni. Ogni regione ha un centro regionale trapianti che si occupa di questo procedimento. Questo tipo di rete tiene e coordina sotto controllo quando avvengono questi eventi disastrosi. Nel momento in cui c'è questo evento, noi, attraverso il Centro Regionale Trapianti, mettiamo in rete la possibilità che ci sia la donazione degli organi. Allora si attiva tutto un processo coordinato dal Centro Regionale Trapianti e comincia la ricerca delle persone in lista d'attesa.
il donatore viene stabilito, viene tipizzato, si dice, cioè viene visto che tipo di antigene ha, che gruppo sanguigno ha, e nella rete di tutte le persone in stato d'attesa viene rilevato il miglior ricevente, cioè la persona che per caratteristiche fisiche, geografiche, di salute, possa essere idoneo a ricevere l'organo della persona che dona. È tutto qua il procedimento. Chi viene a prelevare? In ospedale noi non siamo un centro di trapianto, per cui il centro nazionale trapianti coordina e cerca un'equipe che sia quella che venga a prelevare. Per cui noi in ospedale prepariamo la persona defunta, aspettiamo che arrivi un'equipe di trapianto, si effettua il trapianto, la persona alla fine viene trasportata in obitorio perché è deceduta e gli organi prelevati in rapidità vengono smistati nella rete dove ci sono le persone in lista d'attesa e successivamente trapiantate. Bene, dottor Tancredi, un'ultima domanda attinente appunto al nostro tema. Volevo chiedere, ecco, farmi portavoce sicuramente di una domanda, di un'interpellanza che sicuramente i nostri amici telespettatori in questo momento oppure nel corso della nostra chiacchierata si saranno chiesti. Cioè, come si può fare per donare gli organi, per essere donatore di organi e a chi bisogna rivolgersi appunto per far, diciamo, per espletare questa richiesta? Guardi, per essere semplici, l'ideale sarebbe che la società civile si rendesse partecipe di questo argomento. Mi spiego meglio. Sarebbe opportuno che in vita ciascun cittadino si rendesse esplicitamente consenziente o meno. Questa cosa può avvenire in vari modi in Italia ed è regolamentata da una normativa. Al Centro Nazionale Trapianti esiste un sistema informatizzato che si chiama SIT, che significa Sistema Informatico dei Trapianti, che è una sorta di anagrafe digitale nazionale dove si viene registrati come consenzienti o meno. Come si arriva al SIT? Si arriva attraverso varie strutture. La più comune, forse la più conosciuta, è l'AIDO, Sì. l'Associazione Italiana Donatori Organo, che praticamente è presente in tutti i comuni. Qui posso dire che a San Marco il nostro presidente Giuseppe Ciavarella coordina e detiene quella cosa che facilmente si può fare, cioè firmarsi e registrarsi come consenzienti. Ci si può rivolgere all'AIDO e questo è un sistema perché attraverso l'AIDO poi si viene registrati al SIT. Un altro sistema è quello, per esempio, di rivolgersi al proprio medico di base oppure rivolgersi alla ASL dove ci sono le strutture dedicate. Si può andare a chiedere di diventare donatori, ci si fa firmare un atto che è di consenso e si viene registrato anche in questo modo al SIT. Un'altra cosa interessante è un progetto in essere nazionale coordinato dal Centro Nazionale Trapianti, che è una scelta in comune. Questo progetto si chiama Una scelta in comune. Qual è il finale, questo doppio senso della scelta Una in scelta in comune? comune, In sì. pratica, i comuni dovrebbero farsi garanti dell'anagrafe che accetta il consenso delle persone che si recano in anagrafe per rinnovare o far nuova la carta No, per d'identità. Cioè semplificare un po' l'iter. nel momento in cui mi reco a fare una nuova carta d'identità o a rinnovarla, il personale dell'anagrafe chiede se si vuole diventare donatore, la faccio semplice ma ci saranno anche delle spiegazioni, e dare il proprio consenso verrà annotato con la carta d'identità e tutta questa cosa verrà comunicata sempre al SIT, per cui come vede il Centro Nazionale Trapianti coordina tutta questa attività, anche come consenziente, per cui quando ci sarà la morte encefalica di cui parlavo prima, quella persona ha ottenuto il consenso in vita o dai parenti di primo grado, viene comunicata al SIT e si vede se questa persona ha donato o meno. Quindi in vita bisogna recarsi in una di queste strutture L'invito che e facciamo. dare il proprio consenso o meno, perché si può anche non dare il proprio Sì. consenso, ma se mi permette, le vorrei far notare che diventare donatori di organi è un'opportunità terapeutica, perché si può stare dalla parte del donatore, ma si può stare anche dalla parte del ricevente. Si Esatto, può anche soffrire di una malattia renale, si può anche andare incontro a malattie epatiche, aver bisogno di un organo. Quindi in realtà essere donatore non è solo fare un dono, ma fare un dono a anche se a se stessi, stesso, fare un certo. dono a tutti, un dono di Appunto. condivisione. E questo è l'invito che noi ci accingiamo
a estendere a tutte le persone che ci stanno seguendo in questo appuntamento. Bene, dottor Tancredi, io la ringrazio per essere stato nostro ospite in questo appuntamento, è stato molto chiaro, anche se il tempo a disposizione purtroppo è poco, voleva spiegare anche tante altre cose allungarsi in alcuni a spiegazione. Purtroppo il nostro tempo e quello televisivo è ristretto. Io la ringrazio veramente per essere stato nostro ospite. Spero di averla ospite magari nelle prossime settimane, se ci sarà un'altra edizione di questo format, questo lo decideranno chi sta dietro la telecamera. Magari potremo affrontare altri argomenti sempre nell'ambito della sanità che interessano gli amici da casa. Io la Bene, ringrazio dell'invito, la andiamoci ringrazio gli d'accordo. ascoltatori. Ok, Grazie. adesso invece io vi lascio al pensiero di Fra Mimmo, che appunto in pochi istanti ci delucidera di alcune sue riflessioni attinenti al tema che abbiamo parlato con il dottor Tancredi. Ecco, volevo dire un piccolo pensiero per quanto riguarda la donazione degli organi. Bene, io ho ascoltato il dottor Angelo, veramente nutriente, se posso dire questa parola, perché ci ha aperto gli orizzonti, ci ha aperto gli occhi, le orecchie per quanto riguarda la donazione degli organi, perché è un po' sottomesso. No, questo argomento, poco parlato. E quello che posso dire oggi io stasera ai telespettatori è questo, cioè condividiamo con gli altri noi stessi. E Dio dà la vita anche attraverso la donazione degli organi. Pensate un po' un bambino, un ragazzo, che non funziona bene il cuore, donando il mio cuore, quel ragazzo ritorna alla vita. È bellissimo dare anche la vita così in un modo molto, ma molto strettamente umano. Non solo in modo spirituale, ma soprattutto umano. Se non siamo umani, non possiamo essere spirituali, perché l'umano sente il dolore, la sofferenza, le esigenze dell'altro, del prossimo. Allora lì ci vuole, no? Questa unzione di Dio che ti fa così condividere, come ha condiviso Gesù su quella croce, donando se stesso all'umanità e ci ha dato la vita anche in sovrabbondanza. Grazie. Arrivederci a tutti, alla prossima trasmissione.